Quindi noi siamo qui oggi ad affiancare appunto il giro dei ciclisti, perché diciamo che difendiamo soprattutto le utenze deboli, quindi i pedoni, i ciclisti, anche quelli che vanno in monopattine, cioè tutta la mobilità green, la mobilità diciamo del futuro che poi si affaccia sull'elettrico e sull'idrogeno. Problema. Noi dobbiamo realizzare una diversa cultura dei trasporti, una diversa cultura della mobilità, nella quale sono coinvolti tutti che devono collaborare e condividere. Se solo il 20% degli appartamenti, quindi dei palazzi, nelle città mettesse un pannello sul balcone, se solo il 20% mettesse questo pannello, significa che noi avremmo fatto più della metà dell'obiettivo di produzione, che è quella del famosissimo circa 2 gigawatt da Sì, fotovoltaico esatto. del Green Deal di quest'anno, che significa una foresta di 3 milioni e mezzo di alberi. Quindi dico, tutti noi oggi ci sono gli incentivi, vanno usati, vanno resi noti, e noi quello che stiamo facendo, però non possiamo dire che oggi, secondo me, non abbiamo gli strumenti per poter non solo abbassare la bolletta di casa nostra, Certo. ma a contribuire alla riduzione del riscaldamento ambientale, alla riduzione delle emissioni di CO2 e anche all'import di gas. Quanto Che adesso tutti stiamo capendo quanto è è importante anche questo importante? aspetto. No? Noi, Iveco, dal 3 gennaio, a seguito dello spin-off con CNH, è quotata in borsa e ha scelto di quotarsi in borsa a Milano, quindi segnale di grande centralità sull'Italia. Quindi stiamo riconvertendo stabilimenti, per esempio quello di Torino, dove facevamo i motori, stiamo riconvertendo e produciamo batterie. Batterie che Infatti. andranno poi dopo a quel punto avremo un veicolo totalmente italiano, quello del prodotto, Infatti. prodotto a Suzzari in Italia. E quindi, ripeto, segnali di grande centralità, già peraltro affermata dai nostri 8 stabilimenti e da 12.000 dipendenti in Italia. Questo riguarda il fatto che il Mediterraneo è al centro di una, diciamo, di una congiuntura geopolitica che porta l'Europa a guardare al continente africano, perché è l'integrazione più naturale e quindi e per noi il Mediterraneo diventa, diciamo, il cortile di Eh sì. casa, dove si possono muovere tutte le strategie importanti che riguardano l'Africa, e nella quale l'Europa può avere un interesse primario. Se noi pensiamo che si va avanti solo con degli incentivi, non sbagliamo la linea di fondo. Noi dobbiamo dar vita a delle risposte di natura strutturale, quindi Esatto. più che immaginare che c'è una distribuzione a pioggia di incentivi, che possono aiutare, ma non sono questo l'obiettivo. L'obiettivo Certo. sono le strutture. Allora, La persona che viene da più lontana, dall'Olanda, l'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi con Ewout Kiekens, per favore, se ti accomodi sul palco, grazie. Poi Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d'Oltremare, e il presidente Remo Minopoli, sempre di Mostra d'Oltremare. Grazie, prego, vi potete accomodare. stiamo veramente mettendo in campo tante iniziative. Immagini che per l'estate faremo una carrozza soprattutto per le tratte dove c'è più appeal delle famiglie, l'Adriatica, il mare, la Calabria, no? Dove le famiglie si trasferiscono per andare a trascorrere qualche settimana di E vacanza che di solito magari classica al vanno in mare. macchina, Vanno in ecco che macchina, si è abbiamo una pensato. carrozza dedicata alle famiglie e ai bambini, completamente attrezzata per avere dei giochi al posto, e quindi è anche un menù bambino dove troveranno all'interno di questo scatoletta un po' contenitore di tutto, oltre che delle merendine, delle bevande molto più adatte ai bambini, anche dei giochi che renderanno più piacevole il viaggio dei bambini, ma anche dei genitori che avranno sicuramente piacere di Vabbè, trascorrere certo. in serenità maggiormente il loro tempo sul treno. Senz'altro. Il risultato, io lo racconto sempre, piuttosto che far diventare Castelvolturno uno dei primi siti nel Mediterraneo di nidificazione caretta-caretta, è quello di mettere insieme tante persone, perché i soci fondatori di Domizia sono circa 30, ognuno rappresentativo di varie associazioni, vari gruppi, operatori economici, operatori sociali, perché il progetto è quello.
la sostenibilità ambientale deve camminare di pari passo con la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica. Ma adesso è anche un momento per accogliere su questo palco un grande talento, molto giovane, ma nonostante questo ha una grande carriera alle spalle, 4 album, tantissimi successi e soprattutto il suo singolo di riferimento ha raggiunto, pensate, 27 milioni, non 27 mila, 27 milioni di visualizzazioni su YouTube. Lui è Matteo Milazzo, eccolo qui, ciao Matteo. Ciao Mauro. Come stai? Tutto ok, tutto ok. Col fisico perfetto da parte mamma, sogni le copertine, tu non vuoi studiare, a scuola professore basta innamorare, hai 10 d'amore, bambola, sul tuo banco di scuola scriva vita, e pure l'iniziale o non me chillulla, che a te ti fa impazzire ma non sai. Ma lui è fidanzato per farci su tu vedranno mas. Quando vieni insieme tu sei geloso, te l'ha detto già prima appuntamento, devo solo svogliare.